e ho cominciato questa attività di network marketing in realtà 3 anni e mezzo fa. Prima ero in un'altra azienda, però diciamo sono stata 1 anno e 3 mesi in questa azienda, ma non sono riuscita a crescere come volevo. Poi mi si è presentata l'occasione di Snap, l'ho valutata 3 giorni e poi ho detto sì, questa secondo me è l'occasione che mi può fare cambiare la vita. E ho cominciato ad aprile 2018, vi dico subito che io nell'altra azienda avevo 2 persone, 2 collaboratori, 2 distributori sotto di me, quindi non avevo un grosso team. Il team lo sono creata veramente da zero perché una ragazza mi ha seguito subito e l'altra è arrivata dopo 3 mesi. Però mi sono data sempre dei micro obiettivi, diciamo, no? Tutti i mesi raggiungere 3.000 punti e inserire 5 distributori nuovi. Poi c'era il mese che ne inserivo magari 8. C'è forse Federica che ha l'audio aperto. Chiudo. E quindi niente, questo era il mio obiettivo. E l'altro mio grosso obiettivo era quello di lasciare il lavoro. Perché quando ho cominciato Snap lavoravo in un contact center, quindi 8 ore in cuffia e stavo fuori 11 ore da casa perché avevo un'ora di strada andare, un'ora tornare. Quindi è la prova che comunque questa attività si può fare anche se si lavora. Molte volte ci raccontiamo delle scuse, no? Io lavoro tutto il giorno e non riesco a fare. E invece io mi ricordo che lavoravo proprio nei, diciamo, nei 10 minuti che avevo ogni 2 ore, perché essendo video terminalista mi davano 10 minuti ogni 2 ore per riposare gli occhi, e io invece che riposare gli occhi e andare alla macchinetta del caffè con le mie colleghe mi mettevo al cellulare. Quindi rispondevo alle clienti, cercavo nuove incaricate, facevo il post, quindi lavoravo proprio veramente nei ritagli di tempo che mi rimanevano. E questo mi ha permesso dopo 3 mesi di lasciare il mio lavoro da impiegata. È stata una scelta coraggiosa perché guadagnavo più o meno lo stesso stipendio. Quindi lo sapete che nel network marketing non c'è, diciamo, un guadagno fisso, no? Può oscillare. Però diciamo che questa cosa di essermi licenziata mi ha dato la spinta per andare verso il mio grande obiettivo, che era proprio la libertà economica, l'indipendenza economica a tutti gli effetti. E quindi niente, dopo 3 mesi ho lasciato il lavoro e mi sono buttata, diciamo, a tempo pieno in Snap. Sono sempre stata sul pezzo, non mi sono mai raccontata una scusa. Daniele probabilmente mi ha visto crescere perché lui era già un po' più avanti di me. No, tra l'altro, Ila, scusami se ti fermo, ti ho fatto una presentazione pessima perché ho dato per scontato che ti conoscessero tutti. Quindi volevo aprire una piccola parentesi di te. Mi sono menato via e non ti ho neanche presentato bene, ho dato per scontato che ti conoscessero tutti. Vai tranquillo. Quindi ti fermo, per chi non la conoscesse, cioè, ne parlo molto, no, dell'Ilaria. Allora, Ilaria, cioè io, come ha detto lei, l'ho vista crescere, cioè l'ho vista che è iniziata e io e il suo sponsor eravamo molto, tra virgolette, eravamo più che in contatto, eravamo molto sulla stessa linea perché io facevo una qualifica e lui la faceva il mese dopo, lui la faceva la qualifica e io la facevo il mese dopo. Ho fatto il diamante e il suo sponsor l'ha fatto dopo. E io mi ricordo, gli dicevo a Dario, ma Ilaria mi sa che tra un po' ci brucia a entrambi, ci fa proprio le scarpe. Lo sapevo, cioè, gli ho già detto a lui, forse te l'ho detto anche Però a te. Smeraldo abbiamo preso, la spilla di Smeraldo l'abbiamo presa insieme, io e Dario. E anche vabbè, il Black, adesso quando siamo saliti sul palco l'abbiamo preso. Sì, gli ero sempre addosso, gli ero sempre col fiato sul collo a Dario, poverino. E dopo la fine io ho fatto il diamante, tutto noi siamo migliorati molto, ma loro ci hanno creduto molto di più, si sono applicati molto di più e ci hanno praticamente, come si dice, sverniciati. Hanno fatto un grandissimo lavoro, cioè, vabbè, Dario bravissimo, però Ilaria, cioè io la vedevo proprio, come ha detto lei, perfetto, proprio crescere, ho detto, quella ragazza lì va come un treno, va come un treno, va come un treno. E così è successo, veramente tanta roba. Quindi, vabbè, dopo andiamo avanti. Dopo, adesso Ilaria è la numero 2 di Snap, è stata premiata come al secondo posto, come migliore incaricato. Ormai è la manager,
cioè, se da considerarsi una manager, sia per la mole di lavoro che ha e per il guadagno che ha. Quindi è veramente un esempio da seguire, Snap. Io l'ammiro tantissimo, veramente tanta roba. Grazie. Non solo tu, comunque. Cosa? Diciamola tutti, che non l'ammiri solo tu, mi sa che qui l'ammirano in tanti. E poi io li ho martellati molto, perché ti ho sempre preso di esempio, perché mi sei sempre piaciuta proprio come lavori, veramente brava. Sono un po' una pazza, però dai, mi sono sempre data, come dicevo prima, degli obiettivi e ho cercato sempre di raggiungerli. E come lavoro? Beh, se chi mi segue lo vede, io sono veramente sempre sul pezzo, anche quando sono stata operata di rinosettoplastica, io un'ora dopo ero col telefono in mano e ho sempre lavorato. Per me non esiste sabato e la domenica, perché comunque penso che stiamo lavorando per il nostro sogno, no? Per costruire qualcosa. Quindi se mi svegliavo prima la mattina per andare a lavorare, magari correvo e facevo i 200 all'ora in strada perché dovevo correre, magari ero in ritardo, perché non correre per i miei sogni, no? Invece che per quelli del mio titolare. E quindi ho adottato questa filosofia, cioè, e poi vi dico, a me questo lavoro sinceramente non mi pesa. Io potrei lavorare anche 20 ore al giorno, ma lavoro col sorriso, parlo con le persone, mi diverto, esprimo me stessa. Penso che sia il lavoro più bello al mondo. Quindi quando sento a volte, ah, non ho fatto un post perché avevo il raffreddore, mi sale il fumo. Perché sì, perché questo è veramente un lavoro che può darvi un'indipendenza economica non indifferente. Cioè qua non siamo qua per guadagnare 200-300 euro, siamo qua per guadagnare 10.000, 20.000, 50.000 euro per poter realizzare tutti i nostri sogni. Quindi dovete pensare a questo. So che all'inizio non è facile crederci, perché comunque magari quando si vedono i guadagni, magari anche 1.000 euro, no? La differenza che ho visto, no? Dani, sul palco, no? Le rumene per esempio, cioè loro sanno veramente che cosa vuol dire fare la fame, no? E quando si vedono 1.000 euro, per loro 1.000 euro sono tanta roba, cioè loro in Romania con 1.000 euro veramente sono quasi ricchi, no? Noi italiani a volte ci arrivano 1.000 euro e diciamo vabbè sì, 1.000 euro cosa sono? Invece no, dobbiamo pensare che se siamo riusciti a fare 1.000 euro possiamo farne 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Questo è quello che è successo a me. Io quando ho visto che stavo guadagnando lo stesso stipendio del mio lavoro, l'ho lasciato e ho detto, da qua è solo l'inizio. Cioè io qua da 1.400 posso arrivare a 2.400, posso arrivare a 3.400, perché poi la fame viene mangiando, no? Quando si vedono poi gli stipendi che crescono, vuoi sempre di più, no? È difficile accontentarsi, ecco, consiglio che vi do, non accontentatevi se state guadagnando 400-500 euro, qua veramente potete guadagnare tanto, cercate sempre di fare sempre di più, e cosa posso dire ancora di me? Il mio modo di lavorare è questo, io lavoro, lo sapete, se mi seguete, lavoro tanto sui social, mi piace tanto lavorare col mio team, io adoro, le mie prime linee sono veramente la mia seconda famiglia e quindi mi piace condividere tutto quello che faccio, cioè tutto quello che io ho imparato sbattendoci la testa, cadendo per terra, lo passo al mio team, perché se crescono loro, cresco anch'io, quindi non capisco le persone che magari, mi ricordo in altri network, tenevano tutto per loro, no? Sembrava che avessero i segreti di Fatima custoditi, no? In realtà non ci sono grandi segreti, non ci sono grandi strategie, ci sono solamente azioni da fare tutti i giorni, che sono quelle che io ho fatto in questi 2 anni e mezzo e che mi hanno portato ad arrivare in alto in azienda. E le passo comunque al mio team. Quindi questo è il mio metodo di lavoro. Lavoro un po' su Instagram, lavoro su Facebook, quindi dico sempre, non lavorate su una gamba sola. Cercate sempre di aprirvi più strade. Anche per esempio lo stato WhatsApp,
utilizzatelo, perché molte persone magari non hanno Facebook, non hanno Instagram, ma hanno lo stato WhatsApp, lo guardano. Quindi io faccio così, faccio le stories su Instagram, le condivido su Facebook e le condivido su WhatsApp. Faccio sempre questi tre passaggi e i risultati ci sono, insomma. Quindi questo è quello che insegno. Dani, ho dimenticato qualcosa? No, no. Poi tanto mi faranno le domande adesso, quindi... No, no, è chiaro. Io, va bene, dai, iniziamo pure con le domande. Inizio io a aprire un po' le danze. Io voglio chiedere questa qua. Tu offline non fai niente, Ida? Allora, in realtà non è che non faccio niente, perché io parlo sempre... Cioè, quando mi servono sul piatto d'argento le cose, io parlo del mio lavoro, parlo sempre del mio lavoro. Però offline, in realtà, io... Cioè, non organizzo, diciamo, eventi, non organizzo ganoparti. L'ho fatto qualche volta all'inizio, ma non è una cosa che mi piace fare, dico la verità. Cioè, io amo l'online. Più che altro non per te, vabbè, dopo mai te sei un livello, però le ragazze nuove. Perché ti dico, oggi guardavo un po' la diretta di Sebe e mi ha fatto un po' pensare. Lei alle nuove fa partire, gli fa fare molto più offline, perché l'online a volte può spaventare e mettere in crisi le persone. Tu a quelle nuove ti fai partire subito con l'online? Io in realtà appunto con le nuove persone appunto subito a fargli fare supervisore con i 600, quindi ti compri qualcosa per te, ok, quello che vuoi, quindi 4-5 prodotti, vediamo quanti punti sei arrivata e poi andiamo a contattare parenti, amici, cioè la sua cerchia, quindi se vogliamo è proprio una sorta di offline, no? Perché potrebbero magari fare una presentazione, ma vanno sostanzialmente a contattare le persone vicine, perché poi gli faccio capire che una volta che passano dal 25 al 50 la storia cambia, anche perché possono guadagnare anche sui collaboratori, quindi di fatto gli faccio contattare parenti e amici, insomma, quindi non in offline ma in online, quindi non li faccio lavorare con persone sconosciute, perché altrimenti fare 600 punti sarebbe molto più complicato, no? Con i contatti freddi. Quindi contatti caldi, cerchiamo di chiudere questi 600 punti, che non sono tantissimi. Cioè, è molto più difficile fare 1000 punti, no? Che 600. Quindi punto a questo inizialmente, quando inserisco una persona. Bene. Chi vuole fare qualche domanda? Io. Vai, Dani. Ilaria. Vedo. Okay. Come fai a reclutare nuovi incaricati? Allora, io ti dico, io sono una persona molto empatica, vado molto a sensazione, cioè guardo nei gruppi, io sono in tanti gruppi tipo viaggiare, tipo endometriosi, tipo chihuahua, delle mie passioni, diciamo le cose che mi piacciono, no? E quindi so come interagire con una persona perché ho la stessa passione, ovviamente. E sostanzialmente parlo del più e del meno, poi arriva il momento in cui ti chiedo che cosa fai nella vita, ok? Cerco di capire se sei soddisfatta della tua vita oppure c'è qualcosa che vorresti cambiare e poi ti racconto la mia storia. Io penso che raccontare le nostre storie, anche se non è una storia di successo, io non dico mai quanto guadagno, perché potrebbe essere un'arma a doppio taglio, nel senso perché che... non ci crederebbero. No, non ci crederebbero. Noi lo sappiamo. Cioè, mia mamma, che sa quanto guadagno, dice, perché sei tu? Perché altrimenti non ci crederei. Quindi, cioè, pensando che mia mamma mi dice una cosa del genere, immaginate le altre persone, no? Che cosa possono pensare. Quindi non dico mai quanto guadagno, non è quello che conta, no? Io, per esempio, reclutavo molto di più quando ero Zaffiro e Rubino che adesso. Voi penserete, no? Ma dai, figurati, una persona va dal diamante piuttosto che da uno Zaffiro o Rubino. E invece no, è proprio diverso, anche perché le persone dicono, soprattutto i networker, un diamante avrà il suo bel da fare e magari non mi riuscirebbe a seguire come si dovrebbe, no? E invece un Rubino, uno Zaffiro che sta cominciando, già comunque è in carriera, però sicuramente potrebbe seguirmi meglio. Di fatto io incaricavo molto di più quando ero solo Zaffiro, Rubino, Smeraldo che adesso. Questo ve lo posso assicurare.
comunque ritornando alla domanda, empatizzo e poi parlo della mia storia. Se non avete una storia, potete raccontare di quello che volete realizzare con questa attività. Cioè, perché avete cominciato a fare questa attività? Magari c'è una mamma, perché so che tra 3 mesi non tornerò al lavoro, ma potrò stare con mio figlio. Oppure per un guadagno extra, perché sai, i soldi a fine mese non bastano mai. Cioè, andate proprio sul lato emozionale. Il lato emozionale vince sempre. Non fate le cose come a soldatino, no? Sono in un'azienda, guadagni 25. No, l'emozione. Cioè, noi siamo portatori di sogni e di emozioni, no? Come dice il presidente, siamo venditori di sogni. È questo, è verissimo. È una grandissima realtà questa. Grazie e complimenti. Niente, grazie. Posso, Ilaria? Liliana, ciao. Ciao. Allora, sono qua con Paolo e stavamo parlando di questo. Mi sono stupita. La domanda è pura retorica, nel senso, pensavo fra me e me. Tu parlavi di 2 anni e mezzo, quindi da quando hai aperto il codice, proprio sono 2 anni e mezzo effettivi, non di più. Quindi un tempo che è veramente strepitoso. Quindi hai avuto una grande crescita e una grande velocità. Cosa ti ha portato, secondo te, ad avere questa velocità? Quindi la tua motivazione, la passione, perché comunque è un tempo degno di nota, insomma, sono 2 anni e mezzo. Okay. Se è così, appunto, è proprio degno di nota. Una sì, roba sì, velocissima. Io ho aperto il codice aprile 2018, esattamente. Metà aprile 2018, ho fatto diamante in 1 anno e 8 mesi e poi ho fatto diamante black. E che cosa mi ha portato avanti? Sai che cosa mi ha portato avanti? La paura di ritornare alla vita di prima. Certo. Mi sentite? Ho visto che si è bloccato. Sì, sì, bene. La paura è... Ok. Come ho detto sul palco, no? Quando ho parlato, molte volte, no? Anche io ho fatto questo errore, se vogliamo, no? Di chiedere al mio team di segnarsi un obiettivo, no? Però se ci pensate, l'obiettivo è molto ambizioso. Cioè, molto spesso, no? Quando cominciamo, no? Ci viene chiesto qual è il tuo obiettivo. Ah, voglio una casa al mare, voglio una macchina nuova, ma di fatto, cioè, all'inizio non hai le possibilità, no? Perché gli stipendi non sono stipendi per potersi comprare una villa con la piscina, eccetera, no? Quindi poi magari subentra il senso di frustrazione, perché vedi il bene allontanarsi sempre di più, no? Quel bene materiale. E quindi ho ragionato e gli ho fatto fare la valutazione opposta, no? Pensate al vostro punto di dolore, a quello che vorreste cambiare della vostra vita, che poi è quello che mi ha spinto in avanti. Cioè, io pensare di ritornare a fare la dipendente, di dover... Io abito in un piccolo paesino in provincia di Parma, quindi tutti i lavori che trovavo erano almeno a 40 minuti, un'ora di distanza da casa. Quindi tornare a rifare quella vita per me era frustrante. E quindi la mia paura mi ha spinto avanti a correre. In realtà vi dico, molte volte certe persone dicono: mi metto lì a studiare i prodotti, mi metto lì a studiare il piano marketing. Io il piano marketing l'ho imparato a Smeraldo. Cioè, io ho capito veramente com'era tutto il piano marketing a Smeraldo. Io facevo azioni. Mi ricordo che sono salita sul palco a Pisa, che ero Zaffiro, e ho detto che avevo 14 supervisori. E ho sentito un boato in sala, no? E ho detto, ma perché? A me sembrava una cosa normalissima, no? Perché di fatto ci vogliono 15 supervisori per diventare diamante, no? Quindi io del piano marketing non avevo capito nulla. Io facevo. Cioè, mi dicevano, guarda, devi fare supervisori e devi fare top punti per diventare Zaffiro. E io andavo, io facevo. Non mi preoccupavo di stare lì a studiare piano marketing, prodotti. Ho sempre fatto azioni. Quindi... Hai reclutato quindi tanto, sei partita subito reclutando tanto, facendo tanto business, tanto team, ok? Esatto, io mi sono focalizzata poco sul prodotto, tanto sulla creazione del team e l'aiutare le persone a duplicarsi. Infatti ti dico, io sono partita con 2 persone, siamo in 9.500 adesso, nel giro di 2 anni e mezzo, quindi immaginati
che struttura, tanta no? roba. E poi tanta aspetta, roba. Perché mi ha fatto ridere Sebe quando è salita sul palco, che ha 24.000 distributori, però gliene lavorano 1.000. Cioè, pensate la proporzione. Io ne ho 9.000 e 5 me ne lavorano 500. Se ci pensate, quando a volte dite, no, ho parlato con 5 persone, ma mi hanno detto tutte di no. Cioè, immaginatevi, Sebe che ha 24.000 distributori, gliene lavorano 1.000. C'è una percentuale bassissima, questo già dovrebbe farvi capire che perché bisogna parlare con tante persone, perché bisogna fare tante azioni, perché non tutti poi partono, no? Quindi a me viene da ridere quando magari le persone mi dicono ho parlato con 5 persone ma hanno detto tutte no. Ah beh, guarda, io ho 9.000 distributori, 500 che mi lavorano, quindi la proporzione, anzi, sei stata quasi fortunata se una ti ha detto di sì. A me fa ridere... Mi fa ridere, e ho parlato con le persone e mi hanno detto tutte di no, ma tutte quante, quantifichiamo il numero, stiamo parlando di cosa? 2, 3, 5 persone, bene, 5 su, e non è... Esatto, sì, ti dicono, ho parlato con 5 persone e mi hanno detto tutte di no, cavolo, parla con 20, magari una ti dice di sì. Io dico sempre, non c'è limite, parlate con quante più persone riuscite, il nostro lavoro è quello di parlare con le persone. Com'è quella regola del 5 al giorno, che l'ha inventata te o la Rondini, che lo diceva la Rondini? Allora, la Rondini, io in realtà quando ero Zaffiro ho pregato il mio sponsor Dario di fare una Zoom col con Rondini, perché mi dicevano che era la più forte in azienda, no? Quando sono entrata io ero una delle più forti. E allora ho pregato e ho detto per favore fai venire Rondini, no? E mi ricordo che Rondini disse questa frase... Disse, io non vado a letto se non parlo con 2 persone al giorno. Quando lei disse così, ho detto, se lei è arrivata in alto e ha parlato con 2 persone al giorno, io devo parlare con almeno 5 persone al giorno. Che attenzione, non vuol dire mandare 5 messaggi, vuol dire parlare con 5 persone, ok? Dialogare, arrivare a un no, un sì o un ci penso, ok? Non è mandare 5 messaggi. E mi è scattata questa cosa da questa sua frase e da lì ho cominciato a battere tutti i giorni, perché come dicevo all'evento a volte sento persone che dicono ci provo un mese poi se non va, se non funziona mollo, no? Cioè ragazzi, l'errore più grande che potete fare, adesso vi faccio un esempio proprio pratico, pensate Dario che è il mio sponsor, no? Lui quando, prima di conoscere me, di incontrare me, era dentro da 6 mesi e non penso che stesse guadagnando chissà cosa, no? Pensate se lui avesse smesso e non mi avesse reclutata. Forse adesso sarebbe ancora magari Rubino, non lo so. Cioè dovete pensare a questo, non sapete mai quando arriva la persona che vi può dare, che vi può cambiare la vita, che vi può far fare quello switch nel guadagno. Questo lavoro non è mai da mollare. Io non lo mollerò mai in network marketing. Se domani dovesse crollare Snap, che non succede, però dovesse esserci un cataclisma che spazza via Snap, cioè io questo lavoro non lo mollerò mai. È un lavoro da non mollare mai. Certo, ti puoi dare un tempo per il successo. Io mi ero data 5 anni, ma in 2 anni... ho cambiato la mia vita, anzi posso dire in 3 mesi, perché in 3 mesi sono riuscita a lasciare il mio lavoro e quindi già lì un pochettino la vita mi era cambiata. Dopo 2 anni mi si è ribaltata la vita. Quindi non sapete mai quando arriverà quella persona che vi farà fare il cambiamento, il salto di qualità. Dario non lo poteva sapere. Nessuno, cioè magari Daniele, anche tu. Anche grazie tu. Ilaria. Grazie a te. Ho una domanda anch'io, Ilaria, anche se in parte hai già risposto. Io praticamente ho fatto il contrario di te, a me piace far prodotto. Daniele mi ha sempre detto di far team, ma a me piace far prodotto. Quindi mi sono trovata, mi mancano 4.000 punti al diamante, quindi dopo domani. Ah, cavolo! Ma mi mancano ben 5 supervisori. Ah, però specifica, Mary, che sono 6 mesi che gli dico... Fai business. E lei sai cosa mi risponde? Dai, non rompermi le palle. No, non è che gli rispondo così, però c'è anche da dire una cosa, Ilaria. Allora, se si ha la vista a lungo termine, come l'hai avuta te,
punti sul business. Se hai la vista su persone che magari hanno necessità, vedono anche il guadagno subito, che è quello che viene fatto col prodotto. Sì, perché comunque col prodotto hai guadagno più immediato, meno ma è più immediato, invece col business lo hai più grande, però diciamo un pochino più nel futuro. Quindi sì, poi mi sono un po' adagiata di poi, figurati il periodo del Covid che tutti volevano gli integratori. Vabbè. Comunque la domanda era, ma sponsorizzate business ne hai fatti, cercare persone magari anche di altri team o solo empatia con persone che... Allora in realtà io sono arrivata a Diamante senza neanche fare una sponsorizzata a pagamento, infatti penso che sia una delle poche che non ha mai sponsorizzato, anche perché quello che mi dicevano che dalla sponsorizzata arrivava veramente un po' la feccia, no? Che c'è in giro. Invece io i miei collaboratori me li sono scelta io. Cioè io le mie prime linee sono tutte persone che ho corteggiato per mesi e mesi, perché sono quasi tutte networker. Le ho corteggiate per tanti mesi, cioè persone che mi sono entrate dopo 4 mesi, dopo 6 mesi, dopo un anno e mezzo. Però quando ti entra una persona di valore ti fa fare ovviamente il cambiamento, no? Il salto di qualità. Quindi sponsorizzate no, perché alla fine, ma neanche del prodotto, perché io veramente il prodotto per me è una cosa veramente secondaria. Io se vendo 2 kit detox al mese è tanto, cioè per me, io non sono una venditrice, cioè quando mi chiedono ma come si fa una chat prodotto, cioè io vado in crisi, perché io sono, so duplicarmi, so spiegarti come fare una duplicazione, ma non so spiegarti come fare. Io spiego come fare le chat prodotto le tue, tu spieghi come duplicare. Ci scambiamo. Sì, no, veramente, cioè io sono brava a spiegarti come fare una duplicazione, ma come vendere un prodotto sono una pippa, veramente, non assolutamente. E quindi aspettami, corteggiando persone già capaci, corteggiando persone che secondo te avevano la stoffa per poter fare. Sì, diciamo, io diciamo che faccio selezione all'ingresso, un po' come discoteca, no? Guardo la persona, valuto, non a tutti do la possibilità di entrare con me, perché voglio persone veramente di valore. Le mie prime linee devono essere persone di valore. Cioè io guardo comunque il profilo, vedo se è una persona comunque attiva, ci parlo, voglio sentire la sua voce, voglio che mi racconti qualcosa di lei, e se c'è empatia, se vedo che è una persona cazzuta, allora sì, puoi essere parte del mio team, puoi essere una mia collaboratrice. Non ho voglia di perdere tempo, cioè ci sono persone veramente che ti fanno perdere un sacco di tempo e alle mie dico... È vero? Cioè ti succhiano anche l'energia. Io per esempio non tollero la lamentela, cioè le mie prime linee sanno che se hanno una lamentela vanno a parlare con qualcun altro, non con me. Perché? Perché non è costruttiva la lamentela. Cioè tu devi venire con Ila, piuttosto mi dici Ila, ho fatto 20 chat, non riesco, non so che cosa è successo, dobbiamo capire il motivo, aiutami. Allora questo mi va bene, ma non che tu vieni a fare gne gne gne. Cioè, oggi nessuno mi risponde, e poi ho parlato con quella, mi ha mandato a fanculo, e poi... Cioè, no, questa cosa io non la tollero. Cioè, vieni da me, pensiamo una soluzione, ti aiuto, mi fai vedere le chat, però devi aver fatto qualcosa. Infatti si sono fatte furbe, perché quando non fanno niente non vengono, così almeno non mi vengono a disturbare, così almeno non le cazzo. Spero di averti risposto. Sì, sì, grazie. Sì, comunque sponsorizzate. Sì, sponsorizzate no, ragazze. Non... Ma io ti dico la verità, noi la stiamo facendo, però comunque abbiamo capito anche un attimino il discorso. Cioè, nel senso, entrano, abbiamo un piccolo step di formazione, se vedi che si fanno domande, quindi sono sul pezzo, vogliono bene, se no non gli dedico più di una settimana. Ma una settimana vuol dire contattarle 3 volte. Perché tanto poi se chi non vuole secondo messaggio già non ti risponde più, perché lo vedi subito. Quindi è una cosa molto breve, però dico sempre che comunque quello che io penso è che comunque siamo tutti partiti da zero, cioè tu Ilaria hai fatto prima un altro network, 1 mese e mezzo, che poi hai fatto questo, però sei partita da un zero anche tu, io sono partita da un zero anch'io, Daniele quando è entrato nel nostro team, cioè morivamo da ridere perché faceva sempre la stessa domanda, dopo ho capito il perché, però faceva sempre, quindi siamo partiti tutti praticamente da zero, quindi
mi piace anche dare la possibilità di partire da zero, però appunto abbiamo anche capito che chi vuole lo si capisce subito perché ti fanno le domande, ti chiedono, chi non vuole rimane lì dove era. È vero, no no, sono d'accordo, siamo tutti partiti da zero. A volte penso anche di dare magari fin troppi, magari voi, cioè voi, i nuovi hanno fin troppi strumenti adesso, no? Quando siamo entrati noi non avevamo niente, quindi cioè noi ci siamo fatti veramente il mazzo. Quando siamo entrati noi cioè, c'era comunque il supervisore a mille punti, non c'era 600. Quindi veramente adesso hanno fin troppo la pappa pronta, secondo me sono un po' addormentati, no? E forse troppo, quando un pensiero è questo, che delle volte gli diamo talmente troppe cose che poi non sanno più che cosa fare. Mi è venuto anche quel dubbio lì a me. Anche a me, anche a me. Sì, è come se ci fosse Ilaria che ha le idee e quindi non fanno mai andare il cervellino, no? Mai che salta fuori. È vero che ci vuole un leader, ok? Però c'è cioè, qualche idea ogni tanto farebbe anche comodo, no? Quindi è così, purtroppo. Avete capito? Posso fare una domanda anche io? Dai, sì. Ciao Ilaria, Enrica, noi siamo amiche tra l'altro. Allora, io volevo capire quanto influisce il fatto di stare in questa azienda quando tu vai a proporre, no, alle persone che già fanno network. Cioè, loro lo sanno che tu sei in Snap, insomma, ma tu hai difficoltà a farle entrare perché ti dicono che loro nell'azienda loro è la più bella, è la più forte. Certo. E come... Quali sono le tue motivazioni per, insomma... Allora, intanto io sono sicura del nostro piano compensi. Cioè, ragazzi, il nostro piano compensi, non dico che batte tutti, ma quasi tutti, Cioè, quello non ce n'è. Io veramente... Io dico sempre che noi guardiamo tutti dall'alto verso il basso. Sì. Come prodotti, sì, come piano marketing. Assolutamente. Abbiamo prodotti comunque con un prezzo competitivo rispetto veramente a tutti gli altri, ma soprattutto il piano compensi. Il piano compensi è una forza, quindi già se siete sicuri di questo andate dritti. Quindi se vi cercano di portare, perché loro poi cercano, no, di dirti il mio piano marketing è il migliore. Migliore in confronto a cosa? Quindi mi stai dicendo che tu conosci il mio piano compensi? Ah no, ma allora come fai a dire che è il migliore? Cioè io cerco di metterli un po' all'angolo, no? Facendo domande, come dice Petrucci, no? Chi domanda comanda. E quindi quando loro mi dicono così io li spiazzo, no? E dico, quindi mi stai dicendo che conosci il piano compensi Snap? Quindi sai che noi passiamo subito dal 25 al 50 con 600 punti, sai che guadagniamo il 25 che è una delle percentuali più alte che ci sono sui distributori nuovi. Sai che i punti non si azzerano, quindi non hai lo stress per arrivare comunque agli step carriera. Quindi cerco di, capito, di bloccarli sul nascere, no? Poi ovvio, sì, che tutti dicono la mia azienda, cioè io anche tutte le persone, le ragazze di altri network che ho reclutato, è ovvio che all'inizio mi dicevano la mia azienda è migliore, abbiamo il piano marketing più figo, io sto benissimo qua dove sto. Ma io continuavo a interagire con loro e dicevo, guarda, non c'è problema, se tu stai bene, ma cioè, sono contenta per te. E poi andavo avanti a corteggiarle significa un mi piace, un commento, una battuta. Io sono molto, come ti dicevo, sono molto socievole, sono molto empatica, quindi cioè, magari vedo un post e gli faccio una battuta e queste cose colpiscono, no? Entro molto in confidenza. Cioè io le chiamo, se una si chiama Federica, la chiamo Fede. Ciao Fede, entro in confidenza, no? Che quella mi potrebbe dire, ma chi cavolo ti conosce, no? Però dopo due o tre battute, ciao Fede, allora come va? Faccio così. Le tengo sempre, perché ovviamente se dovessero avere il momento di down, queste persone si ricordano. C'erano, alla fine c'erano il momento di down, perché fanno le fighe, fanno le belle, ma sappiamo benissimo che alla fine non guadagnano una mazza. Quelle guarda, che... io ho una ragazza, Dani, proprio stasera mi è arrivata questa notizia, tra l'altro mi fa piacerissimo perché è già la seconda persona che se ne va da Snap, dal mio team, ha girato altri
tre network e stasera mi ha mandato un messaggio, mi ha detto voglio ritornare e voglio ritornare sempre sotto di te. Quindi per me è una... Io lascio sempre le porte aperte, anche se le persone se ne vanno, io non mi lascio mai male con le persone, perché penso che siamo, ognuno di noi è libero, ok, di scegliere. E quindi dico, rimango in buoni rapporti, perché vedete cosa succede poi? Ritornano e ritornano di nuovo sotto di te, non cambiano sponsor, ritornano sotto di te. È già la seconda persona che se ne va, gira 3-4 network e poi torna. Quindi veramente c'è, cioè, in giro, magari ti accalappiano, di adesso c'è questo power star, no? Che ti fanno vedere, ah, 60% sui prodotti, guadagni il 120%. Ma avete guardato quanto guadagni sulla struttura? Perché il nostro guadagno, il guadagno di un networker è sulla struttura, ok? Non è solo sul prodotto, come diceva, non mi ricordo il nome, Miriam. Cioè... Non è solo su Marisa. Mariella, diciamo. Marisa. Cosa? Mary, Marisa o Mariella, come Mary. Si chiama Decidi pure. Quindi c'è, è sulla struttura, noi facciamo i network, non facciamo i venditori, no? Quindi se tu vuoi generare un guadagno passivo, devi guardare quanto quel piano marketing ti fa guadagnare sulla struttura. Lo 0,80, cioè, su un tuo incaricato, che cos'è? Niente, nulla. Quindi noi veramente abbiamo un guadagno altissimo, altissimo sulla struttura. Ed è quello che ti porta a guadagnare tanto. Quindi corteggiate, state dietro alle persone che vi piacciono. Se loro mettono le mani avanti e vi dicono no, il mio network è bellissimo, io mi trovo benissimo. Va bene, tesoro. Sono sicura che tu ti trovi benissimo. Anche io ci continuiamo a seguire in amicizia. Va bene, basta. E poi molte persone sono arrivate. Sono arrivate loro da me. Ascolta, ma mi puoi rispiegare bene il piano marketing? Dopo magari 4 mesi, no? È così. Funziona così. Ma tu le segui o li chiedi direttamente amicizia? Allora, su Instagram solitamente non le seguo. Cioè, parlo tramite, ovviamente, in direct. Su Facebook invece no, gli chiedo l'amicizia, certo. Continuo a seguirle e me le faccio. Infatti, per quello dicevo, cerco di evitare di aggiungere persone di Snap in amicizia, proprio per questo, siccome sto raggiungendo i 5.000 amici, per lasciarmi ovviamente la possibilità di aggiungere networker e persone comuni comunque che non sono all'interno di Snap. Una domanda tecnica, ma prima metti qualche commento e poi chiedi l'amicizia o fai tutto... No, aggiungo l'amicizia e poi parti con... Sì, subito. Perché ho un po' questo dubbio, perché anche questa settimana le ho chiesto 2 o 3 amicizie, due mi hanno tolto la possibilità di chiederla, ok, una mi ha bloccato. Molti ti bloccano. L'ho mandata, magari è meglio prima qualche messaggio, poi chiederla, così vedono, però poi alla fine penso che sia uguale, vengono a vedere il profilo e decidono se tenerti o non tenerti. Esatto, no, ma poi ci sono quelle che ci parli anche, ci parli bene e poi ti bloccano, che dico, ma scusa, ma cosa gli ho detto? Cioè, stavamo parlando tranquillamente, si vede che l'upline gli ha detto bloccala e lei come una pecorella ha bloccato, no? Cosa vuoi fare? Cioè... La gente poi magari ti risbloccano dopo 3 mesi, no? Entrano in attività. Non si può mai sapere. È tutto un lavoro di semina. Cioè, mi sono successe delle cose in 2 anni e mezzo veramente impensabili, che non avrei mai detto. Eppure succedono. Però bisogna seminare. Seminare tutti i giorni persone che ti rispondono al messaggio che gli hai mandato dopo 6 mesi e ti entrano in attività. Cioè, robe incredibili. Persone che vanno e tornano. Molto molto bello, infatti volevo chiederti, ad esempio, tu vedo che fai molti post, comunque tutti i post comunque abbastanza, beh, già farne un paio al giorno in realtà di certo, sì. Contenuto è, cioè io non riesco a farne tra virgolette, avendo fatto sempre prodotto per 5 anni tra virgolette, io ragiono su, e adesso che mi sono messa a fare più business, quindi anche il mio profilo è improntato sul business, non mi vengono tante idee per poter fare un... Quindi tu queste idee... Io sono un po' vulcanello di idee, cioè io veramente, io mi sveglio la mattina e cerco di tirare sempre fuori qualcosa di nuovo, cioè non sto mai ferma. E mi vengono così, non lo so, non so come spiegare. Poi ci vuole anche il tempo, cioè ogni tanto mi trovo lì, ok, dovrei fare un post, però tutto il giorno magari in chat con una, c'è la incaricata che ti chiede, l'altro che ti chiede è... E non ho il tempo di mettermi 5 minuti e dire
sviluppo qualcosa. Ti vengono anche di notte le idee. E devo pensarci di notte, mi sa, Dani. Io prima di andare a letto. Io quando da parte comodino c'è sempre il mio post-it con la penna, che se per caso mi sveglio mi vengono qualche... durante la notte mi vengono le idee, allora segno, scrivo, dopo vado avanti a dormire. Anche io, sai che alcune volte io ho una chat con me stessa, non mi sono fatta perché... Segno tutto, perché sennò mi dimentico, no? E quando mi viene un'idea o faccio un audio, oddio, devo dire questa cosa, no? Perché sennò poi mi dimentico. E quindi devo fare questo post, sennò poi l'idea mi sfuma, no? Che devo pensare a 200 cose e poi mi va via. Però in realtà io non è che faccio tanti post, ne faccio due al giorno. Mi sono data questa regola, due post al giorno, tutti i giorni. Però il contenuto non è poco, nel senso comunque no. Trovare anche l'idea di farne due non è poco. E poi tutti, un mese, uno magari, vai avanti un anno, due anni. Poi vabbè, magari recupererai anche un po' del repertorio degli altri anni, penso, no? No, in realtà no. No, niente? In realtà no, sono tutti post... Vabbè, allora, quando non ho idee, tipo stamattina non avevo idee, ho fatto il post sull'Olivox. E poi mi è venuta, vabbè, la canzoncina. Cioè, vedi, a volte, cioè, mi vengono così, no? Ho fatto la canzoncina dell'Olivox. Non so se hai visto il post. E... Così, cioè quando non hai idee solitamente faccio un post sul prodotto, altrimenti faccio post sull'attività. Poi cerco di fare un po' di lifestyle. Quindi... Ti chiama qualcuno? Quando fai il post di prodotto ti chiama qualcuno? Ti dico questo segreto, no, nessuno. Aspetta che ha detto una parola strana, lifestyle, cosa vorrebbe dire? Ah, stile di vita. Fare vedere, sì. Cioè insomma io tipo quest'estate mi sono riuscita a fare 3 vacanze... Ho fatto vedere che ho mangiato a 20 metri dall'acqua in Sardegna, ho messo il post, no? Quindi far vedere anche, perché le persone vogliono, cioè noi diciamo, facciamo questo lavoro, abbiamo questo tenore di vita, però vogliono vedere. Anche per dirvi, comprarmi la Gucci o la Louis Vuitton non è per far la sborona, è perché la gente comunque guarda queste, purtroppo le persone guardano, come parlavamo con Dani, no? Guardano queste cose, cioè... Come fa una persona a credere che Ilaria guadagna dai 20-30 mila euro al mese se Ilaria si veste sempre da H&M? Cioè, è un problema perché tu comunque devi far vedere anche che io continuerò a vestirmi da Bershka, Pull&Bear, H&M, però devo far vedere anche che ogni tanto mi compro la borsa o uno si compra la macchina nuova, eccetera, perché le persone piuttosto, purtroppo guardano questi status symbol, no? Che sono la macchina piuttosto che la borsa. Siamo in questa società, quindi dobbiamo anche un pochino conformarci. So che ci sono delle ragazze che... hanno visto che ero andata a fare shopping da H&M, hanno detto, cavolo, ma andiamo, mi è stato riportato questo, cavolo, ma un diamante che guadagna così va a fare shopping a H&M. Ciao Ilaria, buonasera a tutti. Vabbè, magari ti piacciono i vestiti di H&M, voglio dire, lo so, perché, però hai ragione. Sai perché? Perché io ho ancora la mentalità da povera, in realtà. Cioè io non ho ancora elaborato che sto guadagnando queste cifre, no? Quindi ho la mentalità ancora da povera, sono una persona comunque umile che continuerà ad andarsi a vestire comunque se le piace da H&M o da Bershka e chi se ne frega. Però le persone da fuori purtroppo giudicano e guardano, è come se noi vedessimo Belen Rodriguez che sappiamo che guadagna i miliardi e la vedi che si va a vestire da H&M. Occhio che Daniele guarda le scarpe, quindi mi raccomando le scarpe. Ah, guardi la scala. È sempre le stesse se le cambia. No, non te, in generale. Non te, in generale. Ma Ilaria? Sì. Ciao, scusa, sono Giovanni. Ah. Volevo farti due domande, se è possibile. Certo. Le persone, tu hai detto che vai tu praticamente a ricercare le persone che vuoi che entrino nel tuo team. E dove le cerchi proprio materialmente? Vai, ti iscrivi in qualche gruppo? Sì, io sono qualche... nei gruppi di mio interesse, per esempio mi piace viaggiare, sono un gruppo viaggiare. Poi studi il loro profilo e vedi se possono essere interessanti? Esatto, io controllo molto il profilo. Cioè, molte persone dico aggiungete 20 amicizie, le aggiungo così, no? Tanto per. Io invece vado dentro al profilo e guardo se veramente la persona
può essere una persona valida. Cioè faccio già una selezione in base al profilo della persona. Ok, però vai in gruppi che in realtà non c'entrano con l'attività, cioè un po' di tutto, no, di tuoi interessi, diciamo. Certo. Ah, ok. Certo, e nei primi tempi come ti presentavi alle persone? Perché sai, magari adesso hai raggiunto dei livelli altissimi, quindi se, le persone vengono attratte molto da te, ma magari i primi tempi come gestivi? Ma in realtà quando però mi conosco, cioè io non è che mi presento come il diamante black number two dell'azienda, quando faccio le chat, io mi presento come Ilaria, una ragazza che 2 anni fa ha iniziato a fare questa attività e è riuscita a rimanere a casa dal lavoro e fare questa attività e guadagnare insomma sempre di più. Ma non mi presento come ciao, io sono diamante black dell'azienda, sono ai vertici aziendali, sono arrivata seconda, assolutamente no. Non mi presento in questo modo, non mi sono mai presentata. Come dicevo prima, ho sempre parlato della mia storia, di quello che volevo realizzare con questo lavoro e nient'altro. Non parlo di stipendio, non parlo di... Quello ne posso parlare con i networker, ma con le persone comuni parlo solo, vado solo sulle emozioni, cioè su quello che a me questo lavoro sta dando, sulle possibilità che mi ha dato di rimanere a casa. Sempre la stessa cosa. In realtà no, il mio discorso da quando ero supervisore adesso che sono diamante black non è cambiato. Non è cambiato il mio discorso. Chiaro. È per questo quindi che vi dico, non pensate che quando diventate, cioè dovete essere per forza un diamante black per attirare persone. Assolutamente no. È la vostra storia che colpisce, il piano emozionale, quello che riuscite a trasmettere che colpisce le persone. Non è la vostra qualifica, ve lo assicuro. Non è la qualifica. La qualifica può attirare magari altri networker, cioè far vedere che comunque stai andando avanti velocemente negli step carriera, quello può attirare networker. Ma in realtà le persone comuni non vengono in anche perché non sanno che cos'è un diamante black. Quindi è inutile andare a dire a una persona che non sa niente di network, ah ciao sono un diamante black. Quindi cosa vuol dire diamante black? Cioè, capito? Quindi tu, quando, scusa Dani, finisco. No, quando trovi una persona, cioè sei iscritta a uno di questi gruppi, trovi una persona che può essere di tuo interesse, inizi a interagire un po' su tutto, diciamo, sui tuoi interessi. E poi dopo lo step successivo inizi a parlare un po' magari di attività. Esatto. Mi chiedo che cosa fa nella vita, come dicevo prima, e cerco di capire appunto se è un momento magari della sua vita un po' triste, che magari vorrebbe cambiare qualcosa, e gli racconto la mia storia. Basta. Ok, chiaro, grazie. Niente, ma dimmi. Adesso tu hai ruoli di meno, recluti di meno, perché hai meno tempo sicuramente, ma perché vabbè, io... Quando sono partito, io facevo, prendevo sempre il bonus, quello del 100 euro, lo prendevo due volte. E sicuramente adesso, poi prima di arrivare il diamante, reclutavo tantissimo, ma più che altro perché avevo più tempo, io per quello più che altro. Sì. Cioè io ho corso velocissimo fino ad arrivare al diamante, poi... Io un po', era il mio obiettivo, un po' messo i reni in barca, adesso li ho ritirati fuori, però era questione di tempo. Tu è proprio una questione di scelta o anche te perché... Allora, un po' tempo, un po' scelta, perché penso che a un certo punto, per dirti, sinceramente Dani, io 3.000 punti al mese, se li faccio bene, se non li faccio, amen. Nel senso che non sono quei 300 euro che mi incidono sul guadagno mensile, no? Preferisco dedicarmi al team, cioè fare una formazione in più, parlare col mio team piuttosto che mettermi lì e fare per forza i 3.000, no? Ovviamente i 2.000 per prendermi il bonus infinito, però come dicevi tu, un po' il tempo e un po' il fatto di aiutare il team a stargli dietro, fare zoom call, motivazione, eccetera. Quindi sì, penso che sia più o meno lo stesso discorso per tutti questo. Ho sentito anche Seba, anche lei è uguale, eh? Anche lei è uguale a me e a te. Quindi,
Quindi chi sta partendo, avete tempo, datevi dentro, perché poi infatti, ce l'avrete. Esatto, dovete reclutarci, adesso dovete buttare dentro più persone, è brutto dirlo così, però veramente dovete cercare più persone possibili, perché avete visto anch'io da anni uguale, io ho sempre preso il bonus dei 100 euro, eh? Sempre 3.000 punti 5 persone, 3.000 punti 5 persone, sempre, ogni mese, e ne facevo anche di più, magari 8, 10, cioè capitava anche di più. Quindi dateci dentro, perché la creazione del team è fondamentale. Ilaria, ciao, perdonami. Ciao. Posso farti due domande? Certo. Allora, una è questa. Cosa insegni e cosa trasmetti al tuo team quando fai le Zoom e che motivazioni dai, soprattutto alle prime linee? Che motivazioni o motivazione? No, come le motivi? Ok, allora ti dico, le zoomcall dipende, sono zoomcall un po' varie, dipende che cosa riscontro nel team, nel senso c'è un problema di duplicazione, allora affrontiamo il problema della duplicazione, c'è un problema che non riusciamo a fare supervisori, allora facciamo una zoomcall sui supervisori. C'è un problema nel piano marketing, allora facciamo il... Cioè che magari non sanno... Adesso faremo, per esempio, una Zoom call sul piano compensi, perché ci sono persone che non lo sanno ancora. Cioè, almeno fino allo zafiro lo devi sapere. Cioè, non ti dico di saperlo fino a Diamante Black, però almeno da supervisore fino allo zafiro dovresti saperlo. Quindi faremo una Zoom call proprio sul piano compensi, per arrivare allo zafiro, perché vedo che ci sono tante persone che non lo sanno, quindi magari quando ci sono delle persone di altri network che le attaccano, loro non sanno come rispondere, perché non pensi. Cerco di assorbire, vedere le problematiche che ci sono all'interno del team e facciamo una Zoom call proprio che vada ad aiutare in quella direzione dove c'è questa lacuna. Motivazione. Dunque fai zoom a tema. Cosa? Dunque fai zoom a tema, nel senso c'è sì. Una sera spieghi una cosa, l'altra sera ne spieghi un'altra. E a livello di motivazione? Stavi dicendo, allora, scusa? Partiamo dal presupposto che la motivazione ognuno la deve avere la sua. Perché io non ti posso trasmettere la motivazione, quella ce la devi avere tu. Te la posso tirare fuori, ok? Te la posso tirare fuori raccontando la mia storia e facendoti sentire le storie di altre persone dove tu magari ti identifichi e allora magari ti salta fuori, ti scatta il click. Quindi molte volte faccio parlare anche delle altre persone, non parlo sempre solo io. E poi le stimolo molto, nel senso che io ho una chat prime linee dove faccio vedere, le metto un po', non è bellissimo da dire, però un po' in sfida, no? Un po' con me, un po' tra di loro, perché voglio vedere chi... Ho tipo una ragazza nuova, bravissima, che mi è entrata, mai fatto network, e lei ho visto subito che è una bella competitiva. Quindi apposta cerco di metterle un attimino, anche se tra di loro si aiutano molto, perché nel mio team vige la regola aiutiamoci e non dobbiamo essere competitivi, ma dobbiamo aiutarci, perché una cosa può servire a te, una cosa può servire all'altra e viceversa, no? Però ogni tanto gli mando anche il mio screenshot magari dei miei PVG, no? Per fargli vedere, ragazze, guardate, io sono già a 2000 PVG, voi quanto siete? E allora lì vedi che si muovono. Le quello faccio dei sentire... loro che lo mandi, Ilaria? Cosa? Quello dei loro PVG lo mandi anche quello? No, glielo faccio mandare a loro. No, non sono io che le smaschero. Voglio vedere chi si smaschera, no? E poi le faccio... cioè, molte volte le faccio ragionare. Vi faccio un esempio. A me piace andare per esempi. Ho fatto una zoom con le mie prime linee e a un certo punto due ragazze sono messe a ridere, hanno detto, noi per 15 giorni non abbiamo mandato messaggi, non abbiamo fatto niente, ridendo, no? E io le ho guardate così, sì, io le ho guardate così, gli ho detto, voi state ridendo, ma io sono molto preoccupata. Gelo, c'è stato un gelo, no? Ho detto, sì, ma io non sono preoccupata per me, io sono preoccupata per voi. Lo sapete che voi il prossimo mese prenderete meno di questo mese? Me lo posso mettere per iscritto, vediamo se ridete ancora.
No, hai ragione, adesso ci dobbiamo mettere sotto. E infatti il mese dopo hanno guadagnato meno del mese prima. Perché comunque al lavoro, io dico sempre, al lavoro di costanza e di semina, non puoi fermarti 15 giorni. Perdere 15 giorni nel network marketing è come perdere 2 mesi. Guardate che è tantissimo. Perdine uno, due giorni di pausa. Cioè, 15 giorni a non parlare con nessuno, perché non hanno proprio mandato, ma abbiamo fatto i post. Ho detto, ma il vostro lavoro non è fare post. Io vi ho sempre detto, un post in meno, una persona in più con cui parlare. Il nostro lavoro è parlare con le persone. Quindi, avete fatto una gran cavolata. E loro ridevano, no, all'inizio, poi dopo le ho fatte ragionare. Quindi la motivazione è anche questa, no? È tutto un po' motivazione. Ok, e l'altra domanda invece è questa. Cosa intendi per startup working? Ah, tu mi segui allora. Non so. Allora, startup, in realtà facevamo dei team working, quindi facevamo dei team lavoro dove facevamo delle azioni insieme. Adesso ho voluto creare uno strumento di lavoro che si chiama appunto startup working, che fonde una startup, quindi una specie di ABC dell'azienda, no? Dove tu spieghi come fare supervisore e l'azienda, un attimino i prodotti dell'azienda, e poi le azioni da fare tutti i giorni. Quindi la persona che entra arriva subito e da subito sa come fare il supervisore e le azioni che deve fare per farlo. Quindi diciamo che è uno strumento di supporto non tanto per me, ma per il team e per persone che magari entrano, hanno collaboratori, magari aggiungono 2 o 3 persone, però di fatto non sanno formarle, no? Quindi cosa fanno? Le invitano allo startup working e facciamo noi, perché poi le conduco io e le conducono anche le mie prime linee. Quindi, ma sono tu all'interno di questo startup o sono già dei video tutorial preparati? No, lo startup working proprio lavoriamo per 40 minuti, un'ora insieme in live, non sono registrate. Ah, ok. Dunque tu non lavori assolutamente con dei video tutorial già preparati per insegnare? Io ho anche quelli, ma preferisco vedere le persone, spiegargli le cose e fargli vedere le azioni proprio in live, perché voglio vedere anche chi è presente, chi c'è alla Zoom Call, chi si prende... Proprio come una scuola online, come se fosse una lezione online. Esatto, voglio vedere proprio chi si collega, chi si fa lo sbatti di collegarsi e fare l'attività insieme e vedo che c'è molto più risultato, perché il tutorial ce l'ho anch'io ai tutorial, l'ho chiamato Welcome Kit, sono 4 video tutorial, ma poi alla fine non lo so, secondo me serve proprio lavorare insieme, anche perché nascono delle amicizie tra crossline, cominciano a collaborare, secondo me è molto bello, si creano. Quella lì è una cosa che funziona bene quando si fa l'offline, quando ci sono le persone vicine, quindi esatto. Come fa Pezzini, no? Pezzini, lei lo fa quello che fa a te. Lei lo fa offline. Lei esatto. Lo fa dal vivo. Esatto. Sì, è vero. Anche noi l'abbiamo fatto una volta sola. È stato un fallimento. Abbiamo solo parlato e basta. No, ma in questo modo comunque se condividi il tuo schermo, tutte le persone sì. Che sono entrate a partecipare o stanno sull'attenti e cercano di capire quello che stai facendo, o per la serie ciao, ti ricolleghi il lunedì dopo. Esatto. Ok. Sì, certo. Che poi sono azioni che poi dovrebbero fare tutti i giorni. Cioè io ti faccio vedere le azioni che dovresti fare tutti i giorni. Poi voglio dire, le vedi una volta, le vedi due, la terza sai farle anche da sola. Non è che c'hai bisogno tutte le volte. Però ci sono persone invece che si affezionano e tutte le volte se la rifanno, no? Cioè dicono, piuttosto che farmelo da solo, mi collego quei 40 minuti, faccio le azioni e sono a posto, no? Quindi no, diventa, secondo me, un bello strumento di lavoro. Ovvio che è molto pesante per noi, diamanti e diamanti black, perché se dovessimo condurlo sempre solo noi sarebbe comunque pesante. E invece io cerco anche di responsabilizzare anche le persone. Ci sono persone tipo questa Carlotta che
è particolarmente brava, è partita, ha detto, ah, ma io me la sento di condurlo. Va bene, fallo, vediamo, vediamo cosa salta fuori. A te ti fai vedere come, come interagisci con le persone, sì, come vai sì. a vedere le amicizie nel gruppo. Esatto, gli faccio vedere proprio step by step le azioni quotidiane che io faccio, che dovrebbero fare anche loro. E quindi le vedono due volte, tre volte, alla quarta volta, cioè, sono in grado di farle anche la seconda, dovrebbero essere in grado, però cioè, chi ha bisogno di un po' più tempo. Però sì, sono dunque tutti... le azioni principali sono chiedere le... scusami, no no, dimmi dimmi, non so che stava le azioni principali che comunque sia dici di fare sono amicizia, comunque sia di prima di prendere un'amicizia che controllare il profilo che sia più possibile magari anche simile a te, okay? Amicizia nei vari gruppi, sì. E le altre tre azioni? E io faccio stories, post. E due post al giorno sono più che sufficienti? Sì, se fatti bene, ragazzi, valore. Io sono una grandissima osservatrice, no? E ho visto, cioè il mio profilo è cambiato molto in questi... Chi mi ha seguito dall'inizio ha visto... Tu dici di sì, è cambiato molto, vero? Cioè ho fatto proprio fasi a fasi. È variato proprio a fasi, no? Perché sono un'attenta osservatrice. Se ci avete fatto caso, sui post i like sono scesi tanto. Cioè quasi sì, nessuno... Sì, soprattutto sul prodotto ne hai pochi. Quasi tutti i like sono scesi. Perché... Ma fai la... Manu, la stalkerizzi, Ilaria. Sì, ma la... entrerò nel suo profilo minimo 20 volte al giorno. Cazzo, è una stalker davvero. Sì, va bene guardarla. Va bene. Anch'io, anch'io la seguo, Ilaria. Ah, grazie. Ciao, Ilaria, sono lì. Ciao. Adesso me li troverò sotto casa un giorno o l'altro. No, ti aspetto a Desenzano per il caffè, però. Va bene. No, comunque dicevo, sono calati molto i like, no? Cioè, i like che vedete... L'80% sono persone del mio team, quindi a me che cavolo me ne frega che mi mettano il like le persone del mio team, cioè le ringrazio, però chi se ne frega. Adesso vanno tanto le stories, cioè io ho visto che ci sono tantissime persone anche di altri network che mi seguono tanto nelle stories, quindi se devo fare, devo scegliere tra un post e una stories, faccio una stories piuttosto. Anche perché vedi chi te l'ha vista la storia. Esatto, riesci anche a vedere chi ti guarda. Lo vedi, quindi... Ma non fai entrambi, cioè metti il post, farlo anche come stories, no? Fai due cose completamente diverse? Quella è la cavolata più grande che puoi fare. Cioè, se tu fai... Il post è un post, quindi è una cosa statica. La storia, lo dice la parola, deve essere qualcosa di raccontato. Di fatto, se Manuela mi segue, sa che io nelle stories parlo e basta, praticamente. Cioè, è difficile che io metta la foto del prodotto sbattuto lì. Sì, magari ti faccio una stories e ti metto poi la foto col sondaggio. Però io veramente faccio storie. Cioè, racconto la mia giornata con le storie. Consiglio i vestiti da comprare anche. Cosa? Consiglia i vestiti da comprare e poi si ritrova con una gonna doppia. Brava! Guarda, Dani, io c'ho paura, qua mi stalkerizzano davvero. Ma sai che l'ho già data via? È tutta colpa di Daniele che continua a dire guardate il profilo di Ilaria Ponzi, guardate il profilo di Ilaria perché è bravissima. Prenditela con lui se noi ti stalkerizziamo. Ok, va bene, allora so con chi prenderla. Comunque due minuti dopo la gonna è stata venduta, quindi ho detto quasi quasi mi metto a fare una linea di vestiti così, così vendo. Magari faccio più fortuna che il snap. Potresti no. prendere in considerazione? Ma c'ho come secondo volo. Sai che ci avevo pensato di fare un brand, in realtà prima del Covid, di costumi, chiamato Lady B, e poi dopo è sfumato, ma forse se mi hai seguito avevo fatto vedere anche le stoffe che ero andata a vedere, eccetera, e poi dopo è arrivato il Covid, è andato tutto un po' in fumo, adesso vediamo. Però sì, io racconto proprio la mia giornata, anche cose che non c'entrano niente con Snap, perché comunque le persone si innamorano di te, cioè si innamorano della tua quotidianità, si innamorano di quello che fai, cioè non si innamorano del prodotto o dell'attività, si innamorano di Emanuela, di Mary, di Daniela, di Giuseppina, di Ilaria, di Daniele, cioè
è quello, no? Far vedere anche quello che fate nel vostro quotidiano, non solo prodotto, attività, prodotto, attività, prodotto, attività, se le persone si fanno due scatole così, no? Quindi io cerco sempre di creare un qualcosa di... Poi la mia vita è un po' monotona come quella di quasi tutte le persone, no? Non siamo personaggi famosi tipo Chiara Ferragni, quindi abbiamo più o meno tutte la stessa vita, no? Però ogni tanto, no, mi sono comprata questa cosa online, vi piace? Poi mi hanno dato anche il codice sconto. Se... Ho visto. Guarda. Non mi sfugge niente ultimamente. La perché... prossima volta per fare la Zoom con te, chiediamo Emanuela quando sei libera. Esatto, lei sa tutto ormai. Adesso la blocco perché... Ti ho chiesto l'amicizia ma non me l'hai accettata. No, l'ho detto prima perché... No, non l'ho accettata. No, ragazze, veramente... Tanto non cambia niente. Se volete seguirmi, potete seguire tranquillamente. Non cambia nulla. Ma io ho tolto anche persone del team e qualcuno mi ha chiesto ma perché mi hai tolto l'amicizia? E ho detto, guarda, non averne male. Perché io ormai, cioè, vedo nella home, vedo solo persone del mio team. Quindi sì, ma ragazzi, ma io a volte ho fatto anche delle gaffe pazzesche. Cioè, ciao bella, ho visto che guarda il mio profilo. Ah, ma veramente Ila, sono del tuo team. Boom, cioè, proprio... È perché magari non c'hanno la foto copertina, non capisci se sono di Snap, e poi mi fanno perdere tempo e basta, no? Quindi, oppure, ah, sono di Snap anch'io, porco Giuda! Cioè, purtroppo è così, no? Ti vai poi a limitare e perdi anche tanto tempo. Cioè, a me viene nervoso quando mi succedono queste robe. Ilaria, posso farti una domanda anch'io? Sì, certo. Ciao, sono Milena. Anch'io ti seguo, non come Manu. Non ai suoi livelli, però comunque ti seguo molto. Complimenti. Ciao. Volevo chiederti, tutte donne nel tuo team? O c'è qualche maschietto per caso nascosto da qualche parte? No, ci sono. Allora, quella coppia, non so se avete visto, c'eri tu all'evento. Sì. Ok, che hanno ritirato la spilla di smeraldo, la signora bionda e lui pelato, sono miei smeraldi, però sono mie secondeline. Ho degli uomini, infatti io prima ero lady business e poi diventato ladies and gentlemen business perché ovviamente non potevo far fuori i maschietti, però ti dico, in prima linea io sono abituata a lavorare solo con le donne, quindi in prima linea io ho tutte donne, poi dopo ovviamente qualcuno ha fatto entrare qualche ometto che poi ha fatto entrare qualche altro ometto, quindi ho anche uomini nel team, sono ovviamente una minoranza. Quindi, diciamo, come pensiamo tutte, questa è un'attività prevalentemente più femminile, diciamo, perché forse le donne sono anche più sensibili, quindi possono trasmettere di più sotto questo aspetto. Sì, guarda i numeri, il 90% sono donne, quindi non vai tanto lontano. Io con gli uomini purtroppo non mi so approcciare, non so come... Anche perché gli uomini che mi sono capitati avevano sempre un secondo fine, quindi sinceramente non mi interessa. Sì. Per me questo è lavoro, capito? Infatti quando le ragazze mi dicono, ah sai, ho trovato un uomo, io storco sempre un po' il naso perché... No, io gli dico subito alle ragazze di non dare corda agli uomini perché quello che gli interessa è un'altra cosa, quindi di stopparli subito. Esatto, purtroppo, a parte Dario è il mio sponsor, ho scelto lui come guida, però vabbè, sta con Mary e tutto, è un caso a parte un po' come te, Dani, no? Però ce ne sono veramente pochissimi, quindi io mi concentro sulle donne. Sì, noi, io e mio marito stiamo seguendo anche tanto i tuoi sponsor, anche loro fanno tantissime storie, ho visto, proprio... vivono proprio di questo e questa è una cosa nuova, quindi è molto bella. Sì, diventi un po' un personaggio, non dico famoso, però pubblico. Cioè io adesso anche quando vado in giro, l'altro giorno sono andata dal meccanico, io ti conosco, oddio, è come mi conosci, e mi fa sì, tu sei famosa. No, non gli ho detto, non sono famosa, io lavoro sui social, mi avrei visto sui social. Ah sì, cioè succedono anche queste cose carine, no? Queste situazioni carine,
Però è bello, cioè a me piace molto. Poi, ovvio, tu fai vedere quello che vuoi far vedere del tuo quotidiano, non è che fai vedere tutto. Decidi tu che cosa far vedere. Anche noi abbiamo le palle girate ogni tanto. Ha voglia. Ha voglia. I problemi, ragazzi, ce li abbiamo tutti, eh? Certo. Dai, una domandina a Ilaria che la stiamo massacrando. Cioè, se vuoi stare ancora, Ila, no, andiamo avanti fino a notte. Allora, io... dico sempre, ho detto anche oggi, Emanuela, se mi ha seguito lo sa, io rimarrei anche qua 3 ore, cioè io amo fare questo lavoro, non mi stanco mai, sono instancabile. Quindi se avete domande ci sono, tenetemi qua fino a che... C'era la diamante della Bea, ha detto che lei ha fatto una Zoom, ha iniziato alle 3. Poi la Bea è andata via, è ritornata, era ancora in Zoom, ha detto che è andata avanti fino alla 1 di notte, praticamente 8 ore di Zoom a parlare. Anche io ho fatto, l'altra sera ho fatto due Zoom al mattino, una presentazione, una Zoom quella alla sera, ho finito all'1. Ma cioè, non mi pesa, io potrei lavorare 24 ore su 24, che a me non pesa questo lavoro, io mi diverto. Cioè se lo fate con amore vi ripaga tantissimo. Tantissimo. Passione, ti devi mettere passione. Dunque fai una media di quante Zoom con le tue prime linee a settimana? In realtà non ne faccio tante, eh? Non voglio più che lavorino, che facciano azioni piuttosto che Zoom call, perché comunque una Zoom call ti fa anche perdere un po' di tempo. Che potresti investire nel fare chat e fare altro. Quindi dipende, cioè le faccio a bisogno, come ti dicevo. E con le mie prime linee cerco di farne sempre una col suo team, un'altra col suo team. Adesso sto ricominciando a farle, quindi ne ho già fatto un paio, devo farne altre. Ovviamente do priorità a chi ha un team più grosso e è una spilla, ovviamente. Anche perché dopo Diamante Black comunque c'è il Charman e Charman devi avere 5 diamanti in struttura su 5 gambe diverse. Ma la Bea ha fatto il Charman? No, l'ha fatto lei? No. Ha quattro gambe diamanti, gliene manca una. Però arriva. Lei sarà il primo Charman sicuramente. Sicuro. Ila, tu Instagram, cioè la differenza tra Facebook e Instagram, io ti dico, il mio Instagram è abbastanza sviluppato, non benissimo, però mi torna indietro veramente poco. Te ti torna un po'? Io Instagram lo uso praticamente solamente per fare le stories, anche per non so quanti followers hai, ma io ho 6.900 followers, non è che ne ho tanti. E è un social molto finto, molto di vetrina, Instagram. Io Diamante l'ho fatto con Facebook, cioè io lavoravo solo su Facebook praticamente. Instagram va bene per fare le stories, è un mondo, cioè ci vuole veramente tanto impegno al lavoro. Io tipo la mia prima linea, che sicuramente conoscerete, che anche lei è molto brava, Manuela Fantini, vedi, Emanuela stalkerizza anche lei sicuramente. No, la guardo di meno. Ah, ok. Ragazzi, vieni coetanea alla fine, cioè io ho 36 anni, dunque mi ci rivedo, è per okay. Quello che ci segui. Tranquilla. E lei ha comunque, mi sembra, 60.000 followers. Lei ha veramente fatto un lavorone su Instagram, però mi diceva che cioè, ci devi stare dietro, ci devi perdere tantissimo tempo. E quindi non... cioè, ormai arrivata a Diamante Black, sinceramente, di stare dietro anche a Instagram non c'ho voglia. Faccio le stories, mi serve per fare le stories. Basta. Non ti ritorno, ma anche tipo i sondaggi, cioè mi rispondono sempre le stesse persone, anche lì mi incavolo perché vedo Emanuela non mi risponde ai sondaggi perché vado a vedere e sono tutte di Snap, porco Giuda, ma sì, ti viene proprio da lanciare il telefono e dici porco Giuda, ma almeno oggi una mi ha fatto mi ha risposto, ah no, perché io sono già in contatto con una tua linea. Ho detto va bene, vabbè, lasciamo perdere, vabbè, se entri sempre nel team, però vabbè, ti fanno perdere tempo, no? Perché comunque quelle che ti guardano le stories o quelle che rispondono ai sondaggi le vai comunque a contattare.
perché potrebbero essere potenziali clienti o incaricate, poi scopri che sono già in Snap e ti dirà. Che rabbia, eh? Anch'io vado parito. Mi incazza come la cara. Ah sì, va bene, brava, brava, hai fatto un'ottima scelta, brava. No, a volte vorrei bloccare tutta Snap, no? Che dico, basta, blocco tutta Snap, così almeno quelli che mi arrivano sono... Sì, no, perché diventano, cioè voi non lo capite adesso perché siete ancora, magari avete team piccolini così, ma dopo diventa uno stress, perché dici, cavolo, devono arrivarmi contatti nuovi, non sempre i soliti. E conti i secondi, cioè i secondi sono importanti. Io cazzio tanti del team quando mi mandano i vocali lunghissimi. Cioè, i vocali, io devo essere o 30 secondi o prendi in mano il telefono e mi chiami, no? Mi mandano... I vocali magari da 2 minuti, 3 minuti, io muoio. Mia, ragazzi, è una roba tremenda. Io li mando avanti. Io, cioè, ti giuro, mando avanti l'audio a spezzoni e poi dopo gli faccio magari una domanda, ma te l'ho fatto nell'audio, non l'ho sentito. O vai gli ultimi 10 secondi. Esatto, i primi 10 e gli ultimi 10, perché poi ci sono quelli che ti ripetono le cose, cioè te la rigirano in 10 modi diversi, ma il succo era 2 secondi, no? Però vabbè, sì, veramente, dopo conti quasi secondi, è vero. Dai, prossima domanda. Next. Hanno esaurito le domande, Ila. No, no, le faccio io, se non gliele fa nessuno, non c'è problema. Dai, vai Manu, veloce, vai. Parlavi di storia prima, no? Cioè, che racconti comunque sia la tua storia, però adesso è da tanto che sul tuo profilo comunque non racconti la tua storia. Questo lo utilizzavi all'inizio e dunque lo mettevi comunque sia come un post o lo vai a raccontare solo nel privato nel momento in cui ti stai parlando con una persona? Adesso mi fai riflettere su questa cosa. In che senso è da un po' che non racconto la mia storia? No, se io vado sul tuo profilo, sì. E arriva, diciamo, se sono nuova, arrivo sul tuo profilo, io non so chi è Ilaria Ponzi. Cioè, anche se vado indietro mesi fa, non c'è, diciamo, un tuo post che racconta la tua storia. Dunque, per questo che ti faccio questa domanda, tu, la tua storia... Mi piace questa cosa perché mi hai dato un bello spunto. Io ascolto sempre quello che è con me. Sono un'attenta osservatrice, ma ascolto anche tanto. E in realtà io penso di raccontare... In realtà io penso proprio di raccontarla la mia storia. Cioè di... in pillole, ma ogni giorno penso di raccontarla attraverso i miei post. Probabilmente tu ti riferisci magari a un post dove proprio racconto chi ero, che cosa ho fatto, come sono cambiata attraverso questo lavoro. Io conosco la tua storia perché sì. Ti seguo da un po', sono stata agli ultimi 2 eventi, dunque so qual è la tua storia. Però se una persona arriva nuova, okay, non sa, non la conosce. È per questo che ti dico, comunque sia, tu la vai a raccontare solo nel privato nel momento in cui scrivi su Messenger o comunque in qualche chat? Sì. Perché dice, devi fare emozionare con la tua storia. Sì. Okay. Sì, ma tu... La racconto okay. In privato, ovviamente quando faccio una chat racconto la mia storia, certo, assolutamente. E lo consigli di fare solo in privato? Non di fare post dove racconti la storia? No, certo. Io penso, tu dici che io non la racconto, ma io penso in ogni post di raccontare una parte di me. Probabilmente non arriva? Cioè, racconti la tua quotidianità, che è ben diverso di raccontare la tua storia. Però non è che posso raccontare la mia storia tutti i giorni. Cioè, no, ovviamente. Ovviamente no, sono pienamente d'accordo, però per dirti una volta ogni 15 giorni piuttosto che una volta a settimana, una volta al mese, non c'è un post dove tu dici io sono lì, cioè... È vero, no, mi fa riflettere su questa cosa, è vero, non... forse perché lo do ormai per scontato, no?
perché dico, ormai le persone magari ne hanno piene le palle di sentire parlare, sentire che ero un ex impiegata, bla 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 bla, e quindi lo do per scontato forse, mi hai fatto riflettere, perché forse sì, una volta ogni 15 giorni, una volta al mese andrebbe riproposta questa cosa. Sì? Giusto, brava. Brava, io vedi, pensavo invece, no, di raccontarla alla fine sempre in pillole, perché tipo ho fatto il post che ero, non so se hai visto quello dove ero sull'aereo, dove ho detto sì. Per me il lunedì era un giorno pessimo perché mi svegliavo, eccetera. Cioè penso di raccontarla in pillole, però in effetti raccontare la mia storia dall'inizio alla fine, forse l'ho fatto una volta, due volte. È vero, invece forse è una cosa che bisognerebbe fare ogni tanto. Questo è un bello spunto da dare, perché in effetti c'è chi ti segue come te da un po' di tempo, ma c'è chi arriva sul tuo profilo quel giorno e non sa niente di te, no? Quindi magari una volta... Dietro, che ne so, 15-20 giorni, per dirti, sì. Però non capisce alla fine da dove sei partita. È per questo che volevo sapere, ma allora tu le vai a raccontare, dunque vai a emozionare le persone solo nel privato. Certo, io sempre quello, sì, assolutamente. Io infatti ti dico, non faccio chat, io faccio audio, io parlo. Perché la voce, sentire la voce di una persona è tutta un'altra cosa che vedere un messaggio scritto che è freddo. Quindi sì, in privato sempre. I vocali, alcuni, è venuto fuori... Cioè, alcuni non riescono a mandare vocali e se non riesco a capire perché, per come, ma non si può lavorare, fare le chat senza i vocali, vuol dire perdersi almeno il 50% delle persone, ma minimo. Io ammazzo qualcuno quando mi dice, ma io ho fatto la chat, ma perché se io ti ho detto di fare il vocale hai fatto la chat? Cioè, ma se io ti dico una cosa, no? A volte veramente voi quando vi diciamo le cose fate a cavoli vostri, no? Ma noi non è che ve lo diciamo per sbagliare, ve lo diciamo perché ci siamo passati prima di voi e sappiamo che una chat arriva in un chat. Voi pensate una cosa, quando scrivete qualcosa in chat, quante volte vi sarà capitato che vi siete fraintesi con persone magari a cui magari anche il vostro ragazzo, il vostro compagno, vi siete scritti qualcosa e l'avete interpretato male, no? Perché una cosa scritta non si capisce il tono. Invece se parli... Certo che si capisce e vai comunque anche ad empatizzare. Quindi non capisco perché. È vero che magari all'inizio non si ha quella dimestichezza, no? del fare l'audio così, ma è sempre la solita storia. Se noi non usciamo dalla nostra zona di comfort e cominciamo a fare qualcosa che non facevamo prima, non diventeremo mai bravi. Quindi... Fatto uno, fatto cinque, dopo cinque sei brava. Ma io ormai, cioè Dani, io a volte faccio anche delle figuracce, perché ma anche quando ho fatto gli audio a voi, cioè io mangio, ormai faccio gli audio mentre, scusa, sto mangiando, perdonami, ma dopo c'ho una Zoom con una ragazza e queste che mi sentono mangiare, chissà cosa pensano. Però ti vedono poi come una persona normale, reale, no? Non impostata, è anche il bello, no? Di solito magari sono in giro a correre, c'ho il piatone, allora glielo specifico, prima che capiscano qualche cosa strana, allora c'ho il piatone. Sto correndo, sono in palestra. Sì, cioè, dopo diventi disinvolto, no? Alla fine fai 10, cioè, pensate in 2 anni e mezzo, una media di 5 persone al giorno con quante persone ho parlato. Ormai, cioè, io dico le cose, veramente ormai vanno da sole, cioè le parole vanno da sole, non sto neanche più a pensare quello che devo dire. E come mai invece non fai mai una diretta? Eccola. Allora, diretta sono... In realtà non c'ho voglia. È proprio una cosa che... Le facevo, le ho fatte anche le dirette. Non è che non le ho fatte mai. Se mi segui, sai che ho fatto anche dirette. Però non c'ho voglia. Non c'ho voglia di mettermi lì e fare una... Non lo so. Sono più da storia. La diretta mi rompe le scatole. Però so che... La diretta fa tanto, specialmente per voi, perché all'inizio le dirette fanno tanto. Alle mie ragazze gliele consiglio. La vedo un po' ultimamente come una perdita di tempo, la diretta. Non lo so, Dani, non so se tu ne fai, ma io... No, io ogni tanto ne faccio qualcuna. Ma più che altro,
Le dirette le faccio perché vedo che comunque vanno su tanto le visualizzazioni, quindi effettivamente arrivi 700, 800, 1000 visualizzazioni con le dirette, quindi riesco a capire il grado di empatia, di seguito con le dirette. Poi sai che cos'è anche? Che io sono un po' una perfezionista, no? Cioè a me piacciono le cose, se faccio una cosa la faccio bene, se no non la faccio. E quindi magari adesso sono sballottata tra una casa e l'altra perché sto facendo un trasloco e quindi non ho la luce giusta, non ho l'inquadratura, cioè magari mi metto, no, fa schifo, non la faccio. Ti prometto che tra qualche giorno la farò e vedrai perché, non ti dico niente. Va bene, aspettiamo la tua storia in diretta allora. Ok, vi spiegherò che cosa è successo, che cosa succede nella mia vita. Però sì, devo farla con la luce giusta, con l'inquadratura giusta, sono un po' una roba. No, quello no, anch'io guardo molto, però alla fine, cioè... Però sai che, quando faccio i video li faccio 10 volte, quando faccio le dirette ne faccio una, va bene. Sì, beh, la diretta è molto più, cioè, vai in diretta, l'hai fatta e ciao. La storia invece magari mi impappino, la stoppo, la rifaccio 10 volte anch'io. A volte mi impappino e me ne frego, perché non c'ho voglia, non c'ho tempo, devo fare magari qualcos'altro, sono di corsa e la faccio proprio veloce. Però sì, dirette, ragazzi, fatele le dirette perché fanno un sacco. Ovvio, io dico sempre, ragazzi, pulite l'obiettivo. Pulite l'obiettivo perché a volte sembra che siete in mezzo alla nebbia, invece che essere in casa. Io dico sempre l'obiettivo verticale, orizzontale... Mette il telefono alla luce davanti, non dietro, perché sennò sembra si vede solo il contorno. Poi che cosa? Magari vestite un attimo decentemente, non ogni tanto. Se no sembriamo come quelle che fanno il trucco. Hai mai visto quelle che fanno il trucco? Sì, sì. Cioè sono delle streghe, fanno paura proprio. Alcune sì, alcune sono dei mostri proprio. Ma hanno delle visualizzazioni pazzesche, 3.000, 4.000, 5.000, ma io non so chi le guarda. Cioè, veramente... Ma perché guardi alla fine se migliora, poi arrivi alla fine e dici, cazzo, era meglio prima. ma secondo me le guardi proprio per quello, perché sono talmente ridicole che ti viene da guardarle, no? Però non entreresti mai magari in attività con una così... Però sì, anche per fare la diretta, cioè, io ho visto delle dirette che gli cade il telefono continuamente, ma cavolo, cioè, fai una diretta fatta bene, con la nebbia, sporca. No, se devo farla così non la faccio. Loro non le corteggi, le truccatrici? No. No, dipende, cioè, se sono ragazze che mi ispirano, sì. Però ultimamente vedo veramente dei mostri in giro che si truccano. Cioè, non lo so cosa sta succedendo. Anche io vedo veramente delle robe obbrobriose. Dai, vai con la prossima. Vediamo se ce n'è ancora una. Ila, Dani, ci sono io. Vai, Manu. Ciao, Ilaria. Allora, io mi ispiro tanto a te perché forse sono proprio l'opposto, nel senso che mentre tu sei bravissima a duplicarti, io, ahimè, è una cosa che, nonostante sono da tanto tempo prima in un altro network e ora qui, il mio problema è sempre la duplicazione. E questa me ne faccio anche una colpa perché nonostante ho 5 supervisori, nessuno di loro si è duplicato perché ha il mio stesso problema, e di questo infatti me ne faccio una colpa io, come se magari non ho dato né un buon esempio e neanche una buona formazione a loro di questo. Se mi dai un consiglio tu. Okay. Allora, intanto che non ti sei duplicata non è vero, perché sei fatto 5 supervisori comunque. Ma infatti nei miei contatti, ho molti contatti a caldo, lavoro molto offline, diciamo, quindi questi sono tutti, infatti loro hanno il problema di, mi dicono, ma a chi glielo devo dire, ma a che cosa, sia nella vendita, infatti sono dei supervisori che si mantengono quei 200 punti, però non hanno nessuno di loro purtroppo spiccato il volo, perché nonostante tutte e 5 molto motivate, per me bravissime, cioè mi seguono, o perlomeno infatti me ne faccio spesso una colpa io, che magari non sono brava a dare a queste ragazze quello che
non lo so, per qualcosa che magari li faccia veramente, perché se sono bloccate tutte e cinque nella stessa posizione, sia a livello di duplicazione che anche nel prodotto, magari mi manca qualcosa a me da dare a loro. Okay, tu, allora, il consiglio che ti posso dare quando c'è un blocco sempre è pensare di fare una Zoom call con ognuna di loro, quindi ognuna dei tuoi supervisori, e tirare fuori il loro punto di dolore. Cioè, in questo momento hanno qualcosa della loro vita che non gli piace? Sì. Ok. Con questo lavoro possono far qualcosa per migliorare la loro situazione. Quindi da lì scatta una motivazione. Se scatta bene, se non scatta, ahimè, sono magari destinate a... Io ti dico, per esperienza, le persone che mantengono i 200 punti sono quelle che piano piano poi abbandonano. Perché tu non puoi guadagnare meno del mese in cui sei entrata. Cioè, se tu sei diventata supervisore con 1000 punti e hai guadagnato 250 euro, il mese dopo, se mantieni i 200 punti, ne guadagni 100 di euro. Quindi sono persone che molte volte sono destinate poi piano piano a mollare, no? Però il consiglio che ti do, fai una Zoom call con ognuna di loro e tira fuori quello che hanno dentro, facendogli capire ovviamente che questo lavoro, adesso io non so i tuoi risultati, non so se sei già Zafiro, se sei vicino allo Zafiro, se stai guadagnando, adesso, non so la tua storia ovviamente, però raccontagli anche la tua storia. Questo è il consiglio che ti posso dare. Ok. Grazie. Grazie a te. Va bene. Dai, ti ho fatto un'ora e mezza. 10 e mezza. Grazie, Lina. Grazie, sei... Grazie. Oltre che bravissima, sei anche super disponibile. Tanta roba, veramente. Cioè, calcola che siamo arrivati a 100... Siamo arrivati al massimo della Zumba 100 e bene o male fino a 10 minuti fa eravamo ancora in 94, quindi li hai tenuti tutti sul pezzo. E, vabbè. Aggettivi positivi non ce ne sono più, non so più cosa dire. Complimenti perché sei uno dei pochi che mi ha ospitato, faccio i complimenti ovviamente a tutto il team, uno dei pochi che mi ha ospitato e c'è stato così alta adesione, perché solitamente si trovano un po' più. E perché ci abbiamo sempre Daniele che è maschio, finalmente una donna, una bella donna, insomma, ci eravamo stancati di Daniele. In teoria siamo anche più di 100, perché dopo ero in diretta nel nostro gruppo Facebook, giro la Zoom per tutti gli invitati di là, e quindi adesso non so quanti era, però eravamo, forse c'erano 30 persone collegate di là. Infatti complimenti, perché di solito ho visto insomma 10 persone, 20 persone non è il massimo, quindi faccio triste esatto a te e ovviamente a tutto il tuo team. Va bene ragazzi, è stato un grazie piacere. Mille, Ilaria. Grazie Ilaria. Grazie Ilaria, ti seguirà grazie. Anche il mio bimbo. Ciao. Vado a bloccare Ilaria. Vado a bloccare Ilaria e no. Ciao Ilaria. Ciao. Noi continuiamo, Chi vuole fare di più ancora, continuiamo noi. Fatemi una cosa. Se io voglio. Aspetta, ho chiuso il microfono. Chiuso tutti i microfoni, dai, che facciamo l'ultimo chiacchierata. Prima ho detto, vado a vedere le stories di Ilaria. Dal suo profilo vedo solo quelle messe in evidenza, cioè tre. Mi devo pappare le storie di tutti per vedere le sue. Comunque devo anch'io guardare... non riesco a vedere le storie. Ma devi essere amico per vedere le storie. E non può accettarmi, ha detto prima. Hai sentito? Premi alto. Io non sono amica e le vedo le storie. Ma vai su della che io non le vedo. Vedo solo post, oppure... Forse devo andare a guardare nella sua pagina, forse lì le mette, non lo so. No, le mette sul profilo. Io le ho viste dal cellulare, però. Aspetta, dal computer. Perché non si capisce una mazza. Ci hai chiuso il microfono, parliamo uno alla volta, se non si capisce. Facciamo parlare Manuela, che ci dice lei dove va a vedere le stories. Vai, Manu. Cazzo, l'hai spaventata, poverina.
Ma pensa che ci siamo fatte la foto anche insieme all'evento. Ma comunque, no, allora, l'amicizia non me l'ha data, perché come avete detto, come avete sentito, lei comunque sia predilige altri gruppi. Io oltretutto avevo chiesto comunque, siccome lei nelle stories mette i sondaggi, avevo chiesto io di partecipare a una sua Zoom, ma ovviamente...